Va bene. Grazie. Allora, stamattina, prima di ritornare a trasformare, vabbè, una cosa la possiamo fare subito, dimostriamo che la trasformata di Fourier del prodotto di convoluzione è il prodotto semplice della trasformata di Fourier. Vi ricordate, noi abbiamo visto che il prodotto di funzioni di convoluzione di due funzioni in L1 e in L1, quindi ha tutto perfettamente senso. Allora, ragioniamo in questo modo. Noi cerchiamo chi è F cappuccio di T. È l'integrale da meno infinito e più infinito di e alla meno 2 pi greco i px f di x dx. E chi è g cappuccio di t? A questo è l'integrale da meno infinito e più infinito di e alla meno 2 pi greco i x g di x in dx. Ok? Soltanto che questo qua lo possiamo scrivere anche con un'altra variabile, no? Posso scrivere lasciamo stare scritto così per adesso. Ok? Chiamiamo U. Vai. U G di U. Indero. Andiamo a fare il prodotto. Il prodotto lo possiamo scrivere come l'integrale tra meno infinito, quindi F cappuccio di T. Puoi controllare se si sta dietro. F cappuccio di T G cappuccio di T uguale a e alla meno 2 pi greco i x f di x dx per integrare a meno infinito e alla meno 2 pi greco i t g di u. Allora, qui per il teorema di Tonelli possiamo scrivere il tutto come l'integrale. L'integrale da meno infinito e più infinito di e alla meno 2 pi greco i. Faccio tutti e due gli integrali. Questo di x e u. Porto tutto dentro. E quindi come posso scrivere questo? Come e alla meno 2 pi greco i t u più x, poi c'ho f di x g di u. Questa funzione qui. Allora, questa funzione qui, questa è di modulo unitario, questa quando la integro nella coppia xu è L1, perché quando vado a fare il modulo e vado a integrare, viene integrale di modulo di f in dx per integrale di modulo di u, modulo di g in dx, e quindi
prodotto è L1 della coppia XU con la norma che è prodotta. Quindi adesso io cosa posso fare? Prendo questa U più X e la chiamo V. V uguale U più X, quindi U è uguale a V meno X. E quindi, vabbè, qua inverto l'integrale innanzitutto, scrivo du dx e poi riscrivo integrale con meno infinito e più infinito di f di x, lo porto fuori perché l'integrale interno è in du, l'integrale da meno infinito e più infinito e alla meno 2 pi greco i v tv per G, chi è V? Chi è U? È V meno X, quindi V e X del V per X. Ok? Però io posso di nuovo scambiare gli integrali e scrivo integrale da meno infinito e più infinito di e alla meno 2 pi greco i di v per l'integrale tra meno infinito e più infinito di f di x g di v meno x dx e poi invece. Allora questo non è altro che il prodotto di convoluzione, questo integrale meno infinito più infinito di e alla meno 2 pi greco di tv per f star g dv in dv. Quindi non è altro che la trasformata del prodotto di convoluzione calcolata in più. E quindi questo è dimostrato. Forse abbiamo fatto un passaggio di troppo. Quindi si tratta semplicemente di scrivere il prodotto delle trasformate in due variabili, diciamo, usando come integrale la variabile di integrazione di una variabile unica e poi calcolare. E questo è molto interessante. E questo ce lo mettiamo da parte. Un'altra cosa che ci possiamo mettere da parte, sempre sulle trasformate, è questa relazione qua. Allora io ho F e G in L1. Voglio fare l'integrale tra meno infinito e più infinito di f cappuccio di t g di t coniugato in t. Allora ricordatevi che g sta in L infinito, quindi il prodotto L infinito per L1 sta in L1, quindi si può passare. Allora, chi è questo integrale? Questo integrale io lo posso vedere come l'integrale tra meno infinito e più infinito di e alla meno 2 pi greco i
allora scusateci, ma un altro integrale. F cappuccio di T chi è? Integrale tra meno infinito e infinito di E alla meno 2 pi greco di x di f di x in dx per g di t coniugato di dt. Anche qui possiamo scambiare gli integrali per quello che abbiamo detto prima, la stessa giustificazione. Allora qua posso scrivere integrale tra meno infinito e più infinito in dx dell'integrale di f di x per l'integrale tra meno infinito e più infinito di e alla meno 2 pi greco pi tx g di t dt. Allora, qua c'è il problema. Allora, io posso scriverlo come l'integrale tra meno infinito e più infinito di f di x a questo lo posso portare fuori, però qua ci devo scrivere e alla 2 pi greco i x t perché il coniugato lo posso portare dentro, però se porto il coniugato dentro, il coniugato di quello di prima è questo. E però questo lo posso scrivere come l'integrale tra meno infinito e più infinito di f di x, e questo chi è? È g cappuccio di meno x coniugato. Se non mi sono perso niente questa. Ok? Cioè io posso, per esempio, se diciamo g cappuccio per esempio è pari, questo è uguale all'integrale di prima, cioè posso scaricare la trasformata dalla parte all'altra, sostanzialmente, a meno di questo problema della prima messa. Ok? E questo pure ce lo mettiamo da parte, questa è pure una cosa semplice. Adesso invece di fare il problema, qual è? Il problema noi dobbiamo vedere due breakthrough. Uno è la formula di immersione. La formula di immersione sostanzialmente, per fare l'antitrasformata di Fourier, io devo fare, invece di fare l'integrale di e alla meno 2 pi greco xt f di x in dx, devo fare l'integrale di e alla più 2 pi greco xt f cappuccio di t in dt, torna indietro. Però
In realtà ci sono notevoli problemi a definire questa cosa, perché voi avete visto che la f sta in L1, f cappuccio non ci sta normalmente in L1, e questo tipo di integrale è definito in maniera naturale quando la funzione di partenza sta in L1. Ok? Allora, piuttosto che fare formule anche complicate, diciamo dimostrazioni anche complicate, voglio cercare di contestualizzare il tutto, così poi la forma di inversione si capirà meglio, diciamo anche a livello generale. Un'altra cosa che dobbiamo fare è il teorema di Blancherelli, cioè che, se vi ricordate, noi abbiamo già visto in due casi, quando abbiamo fatto la trasformata della retta e la trasformata della e alla meno pi greco di squadro. Nel caso di e alla meno pi greco di squadro, la trasformata era la funzione stessa e quindi la norma in L2 veniva presentata. Nel caso della retta avevamo visto che la norma in L1 non veniva preservata affatto, perché la retta sta in L1, la sinc non ci sta. Invece la norma in L2 era uguale. Era 1 in tutti e due i casi. Allora, e questo è vero in generale in realtà. Se noi abbiamo una funzione che sta in L1 intersecato L2, perché noi per adesso possiamo definire solo in L1, quindi se sta in L1 ma sta anche in L2, la trasformata sta in L2 e ha la norma uguale alla trasformata di partenza. Questo in realtà per densità ci permetterebbe di definire la trasformata in L2. Però, come dire, è acqua che non toglie sete, cioè dovremmo cominciare a fare tante piccole osservazioni per estendere la definizione di trasformata di Fourier su altri spazi che non coincidono con le loro. Allora, cerchiamo di fare un discorso più generale. Per fare questo discorso più generale io devo accennare alla dualità, farò dei cenni alla teoria della dualità, e però su questo non posso dimostrare tutto. Alcune cose però saranno, diciamo, anche se non posso dimostrare tutto, non ce l'ho il tempo, sicuramente sarà un quadro che aiuterà a capire molto meglio la trasformata di Fourier, diciamo l'estensione della definizione della trasformata di Fourier. A quel punto quei due risultati che dicevamo prima saranno molto più facili da dimostrare in questo contesto. Allora, qua ci scriviamo cenni perché sicuramente non voglio fare una trattazione generale. Spazio normato V con una norma, per semplicità lo prendiamo reale, ma insomma, chi è V'? Il duale è l'insieme delle applicazioni phi, allora spazio normato su F, da V in R, tale che phi è lineare e phi è continuo. Allora, dire che un'applicazione lineare e continua
Continua che significa che se x con n tende a x nella norma di V, allora P di x con n tende a f di x. Ok? In realtà è facile vedere che phi è continua se e solo se esiste una costante m tale che phi di x meno phi di y è minore o uguale di n per norma x meno y. Okay. Lineare, attenzione, se non è lineare questo non è vero, è continuo, no, fi lineare è continuo se e solo se. Quindi se vi ricordate le applicazioni lineari non è che sono continuo e basta, o sono incinzane, non so, continuo proprio. Ok? A questo punto noi chiamiamo norma di phi il massimo di phi di x in modo assoluto, in modo tale che norma di x è meno uguale. In ogni caso questo qua è, questo è finito, no? Perché se sappiamo questo, questo non lo dimostro, non sto a perdere, è facile ma non lo dimostro, però nel momento in cui è minore o uguale di m, se io qua ci metto f di 0 che deve valere 0, f del vettore nullo che deve valere 0, viene norma di f di x meno uguale di m norma x. Quindi quando vado a fare questo estremo superiore, norma x meno uguale di 1, questo viene meno uguale di n. Ok? E va bene. Oh, questa qui è veramente una norma, è una norma. Anche questo è facile da dimostrare. Su. V' con la norma V', chiamiamo questa norma qui, è uno spazio normale. Quando noi andremo a scrivere
il prodotto di dual, quando noi andiamo a scrivere phi di q, noi spesso scriviamo phi v come se fosse un prodotto scalare, ma non è un prodotto scalare, si chiama prodotto di dualità in v primo e v, diciamo phi sta in v primo e v sta in v. Qua ho messo spazi vettoriali reali e quindi non ci stanno i mezzi coniugati, perché voglio concentrare l'attenzione sulla dualità, poi vedremo come. Oh. Perché quando noi mettiamo il prodotto scalare, per esempio in L2, e perché lo mettiamo, lo scriviamo così? Perché è un caso particolare di questo. Cioè noi si può vedere che il, se stiamo in R, il duale di LP è uguale a LP', dove P è compreso tra 1, diciamo, e infinito, e dove 1 su P più 1 su P e P' sono gli esponenti coniugati. Mentre il duale di L1 fa L infinito, il duale di L infinito contiene strettamente L. Quindi ci sta un poco di casino, perché non è esattamente tutto simmetrico. Il duale di LP è LP'. Se faccio il duale di LP' viene di nuovo LP. Qua questi si chiamano L. Quando P è compreso tra 1 e infinito, facendo 2 alle 2 volte torno con spazio di partenza. Quegli spazi là si chiamano riflessivi. E L1 e L infinito non sono riflessivi, perché il duale di L1 è L infinito, però se faccio il duale di L infinito con te ottengo qualcosa che contiene lo spazio di più grande. Allora, cerchiamo di capire perché. Allora, che alcune inclusioni sono facili da dimostrare. Perché il duale di LP? Allora, andiamo. Perché il duale di LP contiene LP'? È molto semplice, perché se io prendo G in LP', considerando l'applicazione che AF associa che AF associa l'integrale tra meno infinito e più infinito di G di x, f di x, quindi x. Allora, questa qua, chiamiamola phi g, è un'applicazione che prende una funzione di LP e associa un numero reale. Ok? Allora, che succede quando io vado a fare f g di f? Il valore assoluto, questo è minore o uguale l'integrale tra meno infinito e più infinito, il valore assoluto lo porto dentro, questa è la norma L1 del prodotto FG, che se vi ricordate è minore o uguale la norma di F in LP e la norma di G in LP'. E lo vedete? Che questa è un'applicazione lineare, perché l'integrale è lineare, l'integrale quando io moltiplico con una funzione e continua, perché vedete che è limitata, veniamo qua di una costante per la norma di F di Pizza.
Quello che è difficile, che non dimostriamo, è che il duale di R' è proprio uguale. Il duale di R' è proprio uguale a R'. Ok? Ovviamente quello più difficile si richiede per, diciamo, una settimana, un paio di settimane di lavoro. Però io voglio solo stabilire alcuni fatti. Se io parto da uno spazio normato, il duale di uno spazio normato è uno spazio normato, eppure completo. Ovviamente è completo perché è completo. Tra l'altro, spazi LP noi non l'abbiamo dimostrato, ma sono tutti quanti, sono normati e completi, tutti quanti, dall'L1 all'infinito. E questo va d'accordo perché vedete, essendo questi ciascuno dei due il duale dell'altro, per esempio L2 è il duale di se stesso. Il duale di L3 quant'è? Un terzo più due terzi fa uno, quindi L3/2 e così via. Più un esponente sale, più l'altro scende, si avvicina. Se faccio il duale di L1, qua ci manca L1, è L'infinito, però si possono costruire degli esempi che il duale di L'infinito non è proprio L1, ma contiene strettamente L1. Ci sono. Quindi qua si perde la simmetria. E vabbè, a che ci serve tutto questo? Che ci serve tutto questo? Allora, noi vogliamo trovare uno spazio nel quale la trasformata di Fourier sia una sostanzialmente un'involuzione, cioè noi vogliamo trovare uno spazio, allora qua abbiamo l'applicazione trasformata di Fourier, qua abbiamo F appartenente a un certo spazio, vedremo che lo chiameremo S, e qua dobbiamo trasformare di qui F e poi vogliamo che qua e vogliamo che questa sia ancora in S. Noi vogliamo che questa sia un'applicazione invertibile, anzi vedremo che se qua ci mettiamo la norma L2, questa proprio è un'isometria, qua. Però, a parte il fatto che sia che quei due spazi siano, diciamo, SS, siano isometricamente isomorfi tramite F in norma L2, però il problema è che su S non ci possiamo, intanto dobbiamo vedere chi è S. Allora, se ci riflettete un attimo, questo è il punto fondamentale da intuire. Allora, qual è il problema della trasformata di Fourier? Il problema con la trasformata di Fourier era che più una funzione era sommabile, l'abbiamo visto l'altra volta, più la trasformata di Fourier è regolare. Se la funzione moltiplicata per x alla k era sommabile, allora la trasformata di Fourier era derivabile a k volte.
Viceversa, se la funzione è la derivabile del k volte, la diciamo trasformata di Fourier è la sommabile più del normale. Ok? C'era questo scambio di proprietà. Allora, per avere qualcosa che va in se stesso, io cosa voglio? Devo avere, se ho una funzione che è sommabile, la trasformata è continua. Se ho una funzione che è sommabile e x per la mia funzione è sommabile, la trasformata è c1. Però se ho una funzione, allora chi è? Vado a chiamare S, queste si chiamano l'insieme delle funzioni, S, funzioni a decrescenza data. Ah, la S sta per Schwarz, perché è quello che ha studiato per prima questa funzione. Ah, S è uguale all'insieme delle funzioni phi da R a valori in C, in questo caso non prendiamo valori in C, tali che Φ è C infinito di R. E tali che il limite per x che tende per valore assoluto di, per valore assoluto di x che tende a più infinito di x alla k per phi di x per la derivata a chesima di phi in dx alla h calcolato in x, questo qua fa sempre 0, però h e k che stanno in cioè io cosa voglio? Voglio che la funzione e tutte le derivate siano sommabili, innanzitutto è c infinito, quindi tutte le derivate lo sottoscrivo, ma non solo, voglio che lei e tutte le sue derivate siano sommabili quando mi pare, cioè le moltiplico di x alla k continua a essere sommabili. Ok? Sostanzialmente questo sto dicendo. Se questo è vero, allora questo qua il modulo è minore di 1, quindi questo qua è, diciamo, per modulo di x grande, questo qua è minore di 1 su modulo x alla k e quindi è sommabile questo qua. Nella diciamo meno mm, diciamo fuori di meno mm, in meno mm questa è una funzione c infinito, quindi è sommabile. Nel momento in cui questo è vero per ogni h e per ogni k, è chiaro che la mia funzione, perciò si chiama decrescenza rapida, perché? Perché se io moltiplico per x alla k,
se la mia funzione scendeva come x quadro, moltiplico per x quadro e non va più a 0. Invece questa qui, moltiplicata per qualunque potenza della x, continua ad andare a 0. Perciò si chiama decrescenza rapida. Ma ce l'abbiamo qualche funzione a decrescenza rapida? La gaussiana. Se faccio vedere la meno valore assoluta di x, no, perché non è c infinito. Infatti, poi, tra l'altro adesso per esercizio facciamo la trasformata. Dico, vediamo che non è a decrescenza rapida. Però la gaussiana sì. Quindi il suo spazio non è vuoto. Infatti, non a caso, c'era una certa gaussiana, la sua trasformata coincideva con la gaussiana stessa. Poi ovviamente, quello era solo un caso, c'era solo una che faceva così. Cioè, non era un caso, ma era solo una che faceva così. Chiaramente se io prendevo la gaussiana e la, diciamo, stringevo, e la trasformata invece si allargava. Allora, io cosa voglio stabilire? Io voglio stabilire questa cosa, perché voglio stabilire questa cosa? Perché se io io ho f che sta in s, se io riesco a dimostrare che questo qua è un'applicazione invertibile, io posso definire la f anche in S' è duale di S. E come la vado a definire? Io la vado a definire così, semplicemente. L'idea è quella di scaricare la trasformata dall'altra parte. Per quale motivo poi vediamo perché, perché dobbiamo scriverlo che funzioni per le funzioni e lo voglio cancellare perché non voglio se diciamo, lo voglio controllare. Però diciamo quello che è importante è che se io posso definire la trasformata qua, posso definire la trasformata qua. Perché se io scarico la trasformata dall'altra parte,
Allora che cosa succede? La trasformata di phi da Puccio sta ancora in S. Allora quello mi definisce un elemento nel duale di S, quell'uguaglianza che stavo a scrivere prima, che mi definisce la trasformata di qui e di t. Ok? Oh, la respiriamo molto bene. Allora, per capire la potenza di questo metodo, ritorniamo al discorso di LP. Partiamo. Chi era il duale di LP? LP'. Cioè, più LP scendeva come esponente, più P scendeva, più lo spazio duale si allargava. Quindi, una regola generale della dualità, quanto più è piccolo lo spazio da cui va, più è grande il duale. Allora, il fatto che S sia uno spazio molto piccolo, in realtà, no? Perché noi abbiamo, queste qua sono funzioni, sono infinitamente lisce e sommabili di qualunque, diciamo, moltiplicate di qualunque x là, k sono sempre sommabili. Allora però che cosa significa? Che quando io andrò a fare il duale di questo spazio S' sarà uno spazio, si chiamerà lo spazio delle distribuzioni temperate, per esempio ci sarà delta. Allora se io riesco a realizzare il mio programma su S, quindi a verificare certe uguaglianze, diciamo a vedere che la trasformata di Fourier è un'applicazione invertibile, quindi non solo iniettiva ma anche soggettiva su quello spazio, da S in S, che vada da S in S è chiaro. Perché è chiaro? Perché se vi ricordate la definizione di S, qua la funzione come c infinito, quindi e qualunque sua derivata è c infinito, quindi la trasformata è sommabile quando mi pare, perché questo è c infinito. Se faccio la derivata di questa, la trasformata della derivata è x alla k per la trasformata della funzione per qualche costante, e quindi idem, cioè oppure se prendo x alla k per φ, questa è ancora, sta ancora in S, perché le definizioni sta ancora in S, la trasformata x alla k per φ è la derivata della trasformata per qualche costante. Quindi è chiaro che se valgono queste proprietà per ogni k, per ogni h, io posso concludere che le stesse proprietà valgono per la trasformata. Quindi, che andiamo da S in S è banale, perché questa è sommabile quanto voglio, è a decrescenza rapida ed è C infinito. Allora, decrescenza rapida mi si trasforma nel fatto che la trasformata è C infinito, e C infinito mi si trasforma nel fatto che la trasformata è sommabile quanto voglio. Cioè, sommabile quanto voglio mi si trasforma in fatto C video si trasforma in sommabile quanto voglio, e questo vale per qualunque derivata della funzione. Diciamo che questo è il set di ipotesi giusto per ottenere le stesse proprietà quando noi andiamo a trasformare. Quindi che andiamo da S in S è banale sostanzialmente. Quello che non è banale è che, diciamo, l'applicazione è suggettiva, che io posso partire da S, andare in S e non la trasformata può non, diciamo, colpire tutte le funzioni di S. Ok? Vabbè, facciamo una pausa.